Altobello, difensore classe 90, arrivi a Teramo con prospettive, suppongo, importanti, no? È una piazza che cerca riscatto. Certo, assolutamente, lo stesso spirito che ho io, dopo un'annata sicuramente non positiva che ho passato l'anno scorso, sto vivendo con il giusto spirito questo inizio di campionato insieme ai miei compagni. Ecco il tuo excursus, la tua carriera, come si è sviluppata? Sì, ho avuto un'esperienza, ho cominciato dall'Interregionale, ho fatto C2, C1, arrivando ai playoff, perdendo la finale col Verona per il La B. Poi ho rifatto i playoff con il Savona, sempre perdendo in semifinale. Ho assaggiato la Serie B con il Bari. L'anno scorso ho avuto questa esperienza non positiva e quest'anno spero sia un anno importantissimo. Sai insomma quello che è successo in casa Teramo, quanto hai seguito, no, le ultime vicende che hanno interessato la squadra di Vivarini? Sì, sicuramente, ma più che altro l'ho seguita dai media come un po' tutti, quindi non è che sono informatissimo sui fatti. Quel che interessa è sicuramente lo spirito che abbiamo insieme ai miei compagni, che è quello di ricominciare. Abbiamo una voglia di vincere impressionante, devastante, ed è quella la cosa più importante. Senti, tu sei un difensore centrale, il Teramo gioca a tre, tu sei abituato con questo sistema di gioco, pensi di trovarti bene? Sì, ho giocato diverse volte, diversi campionati, ho giocato sia a 4 e due campionati a 3, quindi diciamo che sono abituato a questo modo. Sei di Cava dei Tirreni? Sì. Conosci Sì, Masullo, no? Che ti ha infatti detto? è stato lui che me ne ha parlato benissimo, ma al di là di Roberto che non poteva che parlare bene di Teramo, era irrifiutabile la proposta di venire qui a fare un campionato importante. In bocca al lupo, eh. Crepi.